raccomandabile. Dico educazione all'affettività, la possiamo chiamare educazione sesso-affettiva. C'è stata una proposta di legge un po' di anni fa che si chiamava educazione sentimentale. Insomma, ci sono tanti modi in cui possiamo nominare un contenuto che però io penso debba avere a che fare con il tema delle emozioni, del riconoscimento della propria identità di genere e del proprio orientamento sessuale, del tema relativo appunto agli aspetti emotivi e affettivi delle relazioni e a quelli sessuali che hanno a che fare col corpo, cioè a tutta questa materia che riguarda potentemente le nostre vite e che non può non avere cittadinanza a scuola.